Da punto vendita dei prodotti alimentari a bistrò aperto da colazione all'aperitivo, il passo è stato breve per quelli di Idee in Fuga, la cooperativa sociale che sostiene la formazione professionale dei detenuti del carcere ad Alessandria, creando reali opportunità di lavoro. Il bistrò è aperto lungo la cinta muraria del carcere di Piazza Don Soria, nell'area occupata in precedenza dalla bottega di Fuga di Sapori. Ora è una realtà enogastronomica gestita con passione e cura. Uno dei suoi elementi centrali è la gestione culinaria, affidata allo chef Luca Gatti, che curerà non solo la preparazione dei piatti, ma anche la gestione del locale e la formazione dei detenuti ed ex detenuti che ci lavorano, nello specifico 5 persone. Con circa 30 posti a sedere ed altrettanti al banco, il bistrò è aperto tutti i giorni, a eccezione della domenica, dalle 9 alle 20:30. Per ogni preparazione è assicurato l'utilizzo di materie prime di alta qualità, anche provenienti da altre carceri italiane. Il progetto ha avuto una sua evoluzione legata al fatto che tanti ci chiedevano di poter assaggiare quello che veniva fatto, le produzioni erano sempre di più e quindi l'idea di dare un luogo di convivialità all'interno del carcere Alessandria ci è sembrata una buona idea. Il progetto vuole essere proprio un ponte tra i due istituti, tra l'Istituto di San Michele e l'Istituto di Piazza Don Soria, dove i detenuti possano venire a lavorare qua all'esterno e lavorino all'interno della pasticceria che abbiamo aperto a San Michele. Quindi proprio il progetto visto come un ponte tra i due istituti per la creazione di posti di lavoro. Non manca nel bistrò lo spazio dedicato alla vendita della generosa gamma di prodotti Fuga di Sapori, realizzati con cura dai detenuti del carcere di San Michele, grazie all'attività avviata dalla cooperativa nella casa di detenzione da oltre 5 anni. Oltre a questi saranno disponibili, come sempre, anche altri sapori provenienti da diverse case di detenzione italiane.